tango nelle risaie, ma non porta macchia sul bordello. Il riso è il cereale più consumato nel mondo, soprattutto nell'Oriente. Da noi nel Mediterraneo si consuma il grano, nel nord Europa si consuma l'avena e la segale, in Africa si consuma il miglio, in America si consuma il mais, l'alimentazione tradizionale degli indigeni d'America. Il riso ha una proprietà eccezionale, eccezionalmente interessante, che è il cereale meno ricco di proteine rispetto a tutti gli altri, soltanto meno del 10% delle calorie del riso vengono dalle proteine. Ebbene, questa è una cosa molto importante oggi, perché oggi mangiamo una esagerazione di proteine. Effettivamente il riso era mangiato in Asia e tuttora è mangiato con la soia, che è il legume che è più ricco di proteine, e c'è un perfetto abbinamento, e mangiando riso con i legumi si ottengono tutti gli amminoacidi di cui abbiamo bisogno. Il fatto che sia meno ricco di proteine, no, è molto importante, perché l'eccesso di proteina nella nostra alimentazione è la principale causa della grande epidemia, è una delle principali cause, diciamo, della grande epidemia di obesità nel mondo occidentale. Contrariamente a quello che si ritiene abitualmente, perché ci sono queste diete farlocche iperproteiche per far dimagrire, più proteine mangiamo, più ingrassiamo. Il riso è un'altra proprietà veramente eccellente, che è ricco di polifenoli antinfiammatori, in particolare uno che si chiama tricina, per cui è un alimento antinfiammatorio. Quando una persona non sta bene, la mia raccomandazione è che si metta qualche giorno a mangiare solo riso integrale, naturalmente, perché nel riso raffinato queste proprietà meravigliose antinfiammatorie non ci sono più. Il riso raffinato non ha nessun interesse nutrizionale, se non perché ci dà un po' di energia, naturalmente, perché ci dà dei carboidrati da bruciare. Noi sconsigliamo vivamente le persone di mangiare il riso bianco e consigliamo di mangiare il riso integrale. Il riso è visto nella filosofia orientale come l'alimento più equilibrato. Equilibrato in termini di energie espansive e di energie contraenti, energia yin e energia yang. Il riso è yin perché vegetale, tutti i vegetali sono yin, mentre gli animali sono yang, ma è yang perché è piccolo e concentrato. Ma rispetto agli altri, gli altri cereali, è quello più equilibrato. Il miglio è più yang, più piccolo e concentrato, il mais è il cereale più yin, il più grosso, e ha degli amidi completamente diversi. Per esempio, gli antichi cinesi, che hanno definito queste cose in termini di yin e di yang, non sapevano minimamente della composizione in amidi, ma il riso ha un amido diverso dal miglio, diverso dal mais. L'indice glicemico del mais è molto più alto rispetto all'indice glicemico del riso, per esempio, perché l'amido del mais sono delle catene ramificate del glucosio, molto più facilmente gelatinizzabile, fa aumentare la glicemia molto più rapidamente, è controindicato in un diabetico, è controindicato in chi vuole tenere bassa la glicemia. Il riso tondo è più yang del riso lungo. Effettivamente gli amidi dei due risi sono piuttosto diversi l'uno dall'altro. È interessante che oggi è sempre più disponibile anche in Italia, no, nei negozi, il riso integrale, e conviene, naturalmente, come con tutti i cereali integrali, conviene comprare un cereale di provenienza biologica, che sia stato coltivato senza pesticidi, perché i pesticidi vanno soprattutto nella parte del chicco di riso che viene tolta dalla raffinazione. Il riso bianco non ha quasi neanche senso che sia biologico, nel senso che non ci sono più quelle componenti che
che concentrano i veleni dell'agricoltura, che i veleni dell'agricoltura si sciolgono nei grassi, quindi sono nel germe del riso, non sono nell'aleurone, nella parte che contiene l'amido. Quindi mangiare il cereale integrale, mangiare il riso integrale significa mangiare un riso integrale biologico, biodinamico, o comunque, anche se non è certificato, da un contadino che lo produce e di cui siamo sicuri che non usa, pesticidi. La gente si lamenta perché ci vuole tanto tempo per cucinare il riso integrale, ci vogliono almeno 45-50 minuti, perché si mette così, si cucina in un modo diverso, si prende una tazza di riso e due tazze di acqua a freddo, si mette sul fuoco in una buona pentola col fondo spesso, quando bolle si aggiunge un po' di sale, si mette la sveglia a 45 minuti, in 45 minuti lui consuma tutta la sua acqua ed è pronto. Non bisogna scolarlo il riso integrale, perché le sostanze meravigliose che contiene se ne andrebbero via con l'acqua. Il riso bianco certo che lo possiamo scolare, anzi conviene anche buttare via anche il riso, non serve proprio niente a noi. Per cui andiamo a cucinare il riso integrale. Ci sono delle tecniche per organizzare, svegliarsi troppo tempo, ma è una questione di organizzazione. Tu lo prepari questa sera e ce l'hai pronto domani soltanto da scaldare. Per cui buon appetito con il riso integrale.